In quest'ultimo periodo sto cercando di risolvere una problematica che mi porto dietro ormai da una decina d'anni più o meno, ecco, ed è quella di, ecco, no, partiamo un attimo dall'inizio. Sono un felice possessore di una Fiat Panda 1300 Dynamic, che comprende anche un sistema Hi-Fi, proporzionato, insomma, alla macchina di cui stiamo parlando, formato da una Blaupunkt, un autoradio Blaupunkt 169 169 CD MP3, 4 altoparlanti con una potenza circa di una quarantina di watt, diciamo sufficienti sempre in relazione al tipo di macchina. L'autoradio è una classica con un tuner MFM, un lettore CD con codifica MP3, quindi per i tempi, quindi per circa 10 anni fa, avere un lettore con codifica MP3 era già abbastanza tecnologicamente avanzato. La difficoltà però che si incontra avendo una meccanica CD la conosciamo un po' tutti quanti, ovvero i sbalzi, i saltellamenti, quindi a causa delle pozze, a causa della rovinosità delle strade, e anche a causa dei CD che magari sono masterizzati, quindi non si ha più la stessa sensibilità nel tempo e quindi c'è una perdita di segnale, insomma tutte cose che quando stai ascoltando la radio non vorresti percepire. L'idea qual è? Anche in base agli standard attuali, quella di poter usufruire di una sorgente ausiliaria esterna. Questa radio purtroppo non prevede un aux, quindi un ingresso ausiliario. La possibilità di inserire un iPod o il cellulare stesso nel tempo, ecco, mi hanno sempre fatto pendere dal fatto di ricomprare un autoradio, quindi perché non comprare un autoradio direttamente, magari anche a 30-40 euro si risolverebbero tutti i problemi. La questione è che comunque l'integrazione della radio crea un effetto sicuramente più bello, più attraente, che non quello di sostituire con una qualsiasi radio generica, e avere, quindi passare da un doppio DIN a un singolo DIN rovinerebbe sicuramente un po' l'estetica interna. In questo video cercherò di, visto che ancora è da fare, diciamo è una questione che ho ancora in mente, è quella di cercare una soluzione affinché si possa sfruttare un canale interno della radio, quindi quello magari di trovare un ingresso appunto ausiliario, oppure sostituire la sorgente CD quindi in parallelo con un cavetto che possa in qualche maniera sfruttare tutte le caratteristiche dell'autoradio, quindi parliamo però soltanto della rettifica analogica e quindi non il cambio traccia, non altre forme che in qualche maniera vadano ad influire sulla sorgente audio in sé. E quindi andiamo a vedere. L'autoradio in questione è questa qui. Da notare appunto la sua linea che in qualche maniera si va a integrare con gli interni della macchina, quindi quando stavo discutendo sulla questione di ricomprare un autoradio è appunto quella di evitare di perdere l'integrazione esterna, l'integrazione dell'autoradio con gli interni della macchina e quindi rovinare un po' tutta la linea. Ma bando alle ciance, allora questa è la Blaupunkt che io ho già in qualche maniera smontato perché si è accesa appunto una lampadina dopo aver visto certe possibilità interne, quindi diciamo la troviamo già smontata. Allora è una Fiat 169 CD MP3, così chi vedrà il video saprà che si può regolare con questo tipo di autoradio. La parte superiore, quindi dopo aver estratto la sua cover, è formata, ecco, molto pulito, gli interni sono fatti bene, quindi c'è la meccanica CD che io in qualche maniera devo eliminare o evitare, direi più bypassare. Smontando le sue viti di blocco abbiamo questa cosa qui.
video cercherò di spiegare, o direi più spiegarmi, così, visto che sono sempre molto curioso, visto che non sono comunque un ingegnere, mi lascio affascinare da dalle circuiterie interne, quindi ne vado sempre a investigare le componenti per poi capirne un attimo la logica di progettazione. Possiamo quindi partire a livello di gestione dei segnali dalla meccanica del lettore CD, quindi qui c'è connesso appunto il blocco meccanico del lettore CD, i cui segnali sia sotto forma di codifica PCM che codifica, diciamo, MP3, viene delegato questo chip, quindi i segnali vengono convertiti diciamo, già con un'uscita analogica attraverso questo microchip qui. Arrivano i due segnali stereofonici, arrivano a questo mixer digitale che comunque non capisco, non viene sfruttato come immagino io, ma viene utilizzato dei sei canali disponibili, distribuiti in due gruppi da tre, quindi per avere canale destro e canale sinistro. Ne vengono comunque sfruttati soltanto due e gli altri sono comunque lasciati non utilizzati. Quindi viene selezionata la sorgente, la cui uscita in questo caso è formata da appunto questi due pin. Ci sono connessi anche per semplicità, insomma, l'ho capito anche da questo, segnata da questa X, questi due condensatori di disaccoppiamento. Vanno a finire con questo percorso qui, vanno a finire all'unità centrale formato da un chip custom della Blaupunkt, di cui non si trovano informazioni ovviamente, però ecco, diciamo, questi primi piedini sono delegati a prelevare il segnale di uscita dell'MP3. Poi abbiamo una seconda sezione che è questo chip qui che è delegato alla ricezione dei segnali d'antenna, quindi la radio. Infatti si trova vicino al connettore d'antenna. Anche qui dopo una rapida ricerca ho notato che i segnali che interessavano a me, quindi per capire dove andassero a finire tutti i segnali analogici, quindi sono questi qui, canale destro, canale sinistro, che arrivano a quest'altra sezione del microchip. Ricordo che il microchip, diciamo, ha una funzione fondamentale perché arrivano, oltre ai segnali analogici, anche tutti gli ingressi, anche tutti gli appunto, sì, ingressi del frontalino anteriore, quindi la selezione del volume, l'equalizzazione, insomma, tante funzioni che ritroviamo nella parte frontale della radio. L'uscita, quindi la selezione avviene internamente, quindi la scelta della sorgente avviene internamente, quindi io dovrò lasciare integro il segnale Tanner e sfruttare quest'altro percorso qui, quindi bypassare il CD. L'uscita dei segnali analogici vanno a quest'altro componente, anche questo lo vado. Allora, si chiama in maniera corretta, è un processore audio controllato digitalmente, che anche qui mi sembra molto simile a quest'altro chip qui, quindi ha tre ingressi, diciamo sei ingressi, anche qui distribuiti in due blocchi da tre, però anche qui stranamente ne vengono utilizzati soltanto due. E quindi l'uscita audio arriva a questo blocco qui. Qui c'è poi tutta anche la diciamo, tutto quello che riguarda il bilanciamento dei segnali, la frequenza degli alti, la frequenza dei bassi, tutto quanto deciso tramite dei componenti. La parte che mi interessa a me è questa qui, ovvero la sua uscita formata. Quindi abbiamo due segnali di ingresso, vengono ripartiti in quattro segnali. Da qui appunto si può scegliere tramite il balance o il fader dove indirizzare il segnale in uscita. Poi molto semplicemente questi quattro segnali andranno all'amplificatore che in maniera molto semplice potenzierà la sorgente d'ingresso per poi lasciarla al connettore d'uscita e quindi direttamente agli altoparlanti.
il primo lavoro che sono andato a fare è stato quello appunto di incuriosirmi dell'amplificatore, perché concettualmente ho detto: se non riesco a trovare una sorgente, diciamo un qualcosa su cui integrarmi su una sorgente che è il CD o il Tanner, fammi vedere l'amplificatore come è formato. Infatti, qui c'è già una prima possibilità. Ho notato che questo amplificatore, oltre ad avere quattro ingressi separati su cui poi si andranno ad amplificare per i relativi altoparlanti, c'è anche un ingresso proprio ausiliario, che è questo qui. Allora, in questo caso io l'ho già smontato, diciamo dissaldato. Questo è un condensatore che, come ecco, negli altri quattro ingressi è stato già implementato, però il datasheet dice che se non viene utilizzato l'aux, questo condensatore deve essere saldato a massa, e infatti questo tanto stava messo qui. In questo, diciamo, il mio primo passaggio è stato quello di sollevare il condensatore da massa per poter sfruttare, appunto, per poterlo sfruttare come ingresso. Mi sembrava una cosa decisamente semplice. E tanto è stato. Allora, l'amplificatore, una volta alimentato, ha a disposizione questo ingresso, e se io ho già una sorgente esterna capace di regolare la sua uscita, già questo è già il problema è risolto. Basta connettere il positivo, quindi diciamo il canale, a questo pin qui, e a radio semplicemente alimentata ho già un'uscita sui quattro canali. Non c'è assolutamente nessuna regolazione di bilanciamento o fader, però diciamo alla peggio mi posso salvare in calcio d'angolo, quindi ho comunque un ingresso disponibile. Il problema è appunto che è un canale solo, e quindi andrei a limitare il segnale appunto a un segnale monofonico, però intanto lo tengo su. È molto importante questo discorso perché la radio, come andremo a vedere, è dotata di una circuiteria che si integra con il resto, quindi con la rete della macchina, della, diciamo, del veicolo, attraverso due uscite CAN. Quindi abbiamo il canale A e il canale B, che se si trovano all'interno della macchina predisposta daranno un segnale di abilitazione di funzionamento, altrimenti si avrà, quindi se io vado semplicemente a prendere questa autoradio, connetterla a il positivo e al negativo, avrò questo. Eccolo qui, avrò il can check. Quindi purtroppo, o anzi no, purtroppo, diciamo, ovviamente anche questo è antiladro, se l'autoradio non si trova all'interno di un sistema riconosciuto, l'autoradio appunto non partirà mai. Non c'è alcuna integrazione con i tasti, neanche il volume, nulla. Però l'amplificatore funziona. Simulando un solo altoparlante e connettendolo all'uscita dell'autoradio, eccolo qui. Quindi ho un altoparlante in uscita. Impostando un generatore di segnale con una frequenza di 1 kHz, con una forma d'onda sinusoidale, con un'amplificazione al 10%, visto che comunque sta passando per un amplificatore, quindi è meglio avere un segnale di ingresso il più basso possibile per vedere appunto di quanto poi realmente si va a guadagnare sull'altoparlante. In maniera fine tocco l'ingresso aux e eccolo qui, abbiamo una frequenza da 1 kHz direttamente in uscita con alimentazione dell'amplificazione.
con radio in can check, o comunque sia un'uscita sfruttabile. Se adesso metto, non so, 2 kHz. Ok, e quindi già questo mi potrebbe risolvere un piccolo problema. Mi basta inserire il jack, quindi connettere l'uscita in maniera mono, quindi mettendo in parallelo il canale destro e il canale sinistro, e già avrei una prima possibilità di sfruttamento. Volendo fare una cosa più rifinita, il passaggio successivo sarà quello di questa volta di sollevare le uscite che sono in qualche maniera sfruttate dal lettore CD, come ecco, sto parlando un po' dall'inizio del video. Quindi sollevare questi due condensatori e in questo caso avrei due ingressi all'amplificatore stereofonici, quindi canale destro, canale sinistro e una massa. E in questo caso avrei tutti i benefici poi del controllore, quindi del microchip principale, quindi anche il controllo del volume, il controllo dell'equalizzazione e tante altre piccole cose. Qual è l'unico problema secondo me? La logica funziona che se è presente appunto un CD all'interno, allora verrà abilitato quell'ingresso. Se non c'è, se il CD viene a mancare, ovviamente ci sarà un segnale di sorgente non disponibile e quindi verrà disabilitato quell'ingresso. Quindi probabilmente se sfrutto questo concetto, quello di disabilitare i canali del CD originale, sarà quello di dover tenere sempre un CD all'interno della meccanica che gira. Anche se a me poi dei saltellamenti, delle imperfezioni, insomma del segnale audio non mi interessa più niente, però immagino che il requisito fondamentale per far funzionare una sorgente esterna sarà quello comunque di tenere semplicemente un CD all'interno della meccanica. Per poter effettuare delle prove a questo livello su un banco di lavoro non è stato di per sé semplice perché in qualche maniera sono stato confuso con un ladro di autoradio. Infatti, svincolando l'autoradio dalla sua rete CAN interna della macchina, ci sono tutta una serie di accorgimenti che fanno sì che questo autoradio o si spenga o comunque sia non funzioni. Per riuscire a superare appunto queste piccole barriere è stato necessario innanzitutto dotare l'autoradio di una batteria esterna, quindi alimentare sul suo connettore positivo e negativo attraverso una batteria da 12 volts esterna. E ho notato che la connessione con la rete CAN avviene soltanto in via iniziale, ovvero durante l'accensione c'è cioè una comunicazione. Se l'autoradio è presente, quindi comunica con la rete, viene dato un segnale di consenso di funzionamento. In questo momento io posso disconnettere la rete CAN della radio dal resto dell'impianto, ma in questo momento ho soltanto 20 minuti di tempo prima che l'autoradio si spenga perché subentra un concetto di disconnessione dal motore acceso, ovvero se l'autoradio riceve un segnale di macchina accesa, allora l'autoradio è sempre appunto funzionante. Nel momento invece in cui il motore è spento, avrà un altro tipo di segnale che gli dirà: guarda che la macchina è spenta, non consumare la batteria, oppure l'hai lasciata accesa, guarda che la batteria ti si scarica. Dopo 20 minuti ci sarà la disabilitazione. Come fare? E quindi diciamo questi test sono avvenuti, lo voglio dire anche giusto per ricordarmelo. Sono avvenuti in saltellamenti, quindi in fase di 20 minuti, quindi ogni 20 minuti mi si spegneva, ritorno in macchina, riconnetto i connettori alla rete CAN, faccio riconoscere la codifica, ritorno in laboratorio e così per un tempo indefinito. Per evitare di far gravare le operazioni sulla batteria, una volta riportato a banco, si connette un alimentatore a 12 e
innanzitutto in parallelo sulla batteria, ma per pochissimi secondi, in modo da evitare di fargli fare una ricarica estrema. Quindi negativo al negativo, si sconnette immediatamente la batteria. Ok, e la radio attualmente mi rimangono circa 15 minuti su cui operare nel passaggio successivo. Ok, il lettore, il CD è ripartito, si sta predisponendo per la lettura MP3. Io adesso ho riconnesso l'altoparlante e regolo il volume. Ok. Adesso so che c'è un'uscita. La voglio andare a leggere con l'oscilloscopio, così da notare effettivamente, da far vedere da che parte escono i segnali. Canale sinistro. Ok, canale destro. Quindi so di per certo che in questi due pin ho intercettato la sorgente. Se adesso io alzo o abbasso il volume, volume azzerato, c'è ancora segnale. Questo vuol dire che qui posso inserire, posso iniettare i segnali d'ingresso. Finalmente ho due riferimenti importanti, ovvero l'uscita dal controllore che è questa, quindi le due uscite sono questa e questa, e queste saranno le uscite che andranno all'amplificatore. Bene, quello che andremo a vedere è appunto l'uscita relativa ad un canale che può essere uno qualsiasi. Allora, in questo caso sto selezionando un anteriore sinistro. Ecco, come si può vedere, è funzione del potenziometro e quindi avrò in questo punto qui la perfetta regolazione. Quindi, se preso il punto in cui dicevo prima, avrò anche l'equalizzazione, il controllo del volume, del fader e del bilanciamento. Mi sembra di stare sulla buona strada. Se io adesso, senza far cadere nulla, faccio uscire il CD, sto iniettando un segnale sinusoidale all'ingresso, ma non funziona. Quindi si fa ripartire il CD, ricerca traccia. Eccolo qui. Quindi mi sovrappongo, visto che in questo caso la tensione è più alta, mi sovrappongo al canale. Se c'è una traccia in funzione sotto, allora riesco a sfruttare il canale. Se cambio sorgente, quindi adesso cambio sorgente mettendo la radio, ok, sento la radio, ma non sento più il segnale sinusoidale, segno che se non è abilitato la sorgente CD, l'ingresso ausiliare non può funzionare.
Marco. Cavolo. Funziona. Ovviamente c'è il tag del CD che sta viaggiando sotto, ma in realtà le uscite sono sconnesse. Eccolo qua. Ecco, sta iniziando l'altra traccia del CD. Traccia 2 e non c'è interruzione. Perfetto, questo è importantissimo perché immaginavo che tra una traccia e l'altra, per evitare disturbi, si interrompesse il canale audio e quindi mi ritroverei delle pause a ogni stacco tra una traccia e l'altra. Invece anche questo è scongiurato. Adesso andiamo a vedere. Il bilanciamento tutto da una parte, eccolo qua, perfetto, ho anche il bilanciamento e vabbè, il fader, questo sì, davanti, dietro, adesso sto col canale posteriore. Menu classic, sì, con questo altoparlante si capisce poco, però c'è anche un'equalizzazione della banda. Adesso io vado a selezionare la radio. Vabbè, ho fatto una mezza sciocchezza. Sorgente non disponibile e quindi non c'è possibilità di passare per quello. Nel momento in cui reinserisco il CD, ecco qui, sorgente, immediatamente, perfetto, va bene, funziona. Manca un connettore femmina jack da 2,5 che effettivamente ho difficoltà nel reperirlo e ho avuto la fortuna di trovarlo in una vecchissima scheda video che sicuramente ne farà meno dell'uso. Un cavetto RCA stereofonico di quelli classici farà da ponte tra l'uscita dell'autoradio verso il connettore jack. Il cavo RCA è stato fatto passare in qualche modo attraverso il tunnel centrale che
passa attorno la macchina, passa sotto, riesce, eccolo qui, e dovrei andarlo a mettere in questa zona. Bene, il video sembra giunto alla fine, infatti l'esperienza tutto sommato è riuscita. Voglio lasciare queste immagini anche a disposizione di chi come me avrà la voglia e la curiosità anche di immergersi nell'elettronica di questa radio. So che sono in tante le persone che cercavano una modifica del genere. Ovvio che non tutti hanno la voglia di smontare la radio e fare questo tipo di operazioni, però fondamentalmente sapendo dove lavorare, avendo appunto un saldatore, magari un tentativo si può fare. Soprattutto anche con l'intenzione di, come dicevo all'inizio, di evitare di cambiare autoradio mantenendo quella originale. Beh, allora, ciao a tutti. Ah, ecco, è tempo di buona musica.